Buongiorno, siamo in compagnia di Arcangelo Barletta, responsabile di Standard Life in Italia. Ecco, allora, smaltita insomma la tempesta che si è verificata in quest'ultimo periodo sui mercati finanziari, ci avviciniamo alla fine dell'anno. Dove investire e dove puntare per i prossimi mesi? Sì, come lei ha detto, in quest'ultimo periodo abbiamo assistito a una forte fase di volatilità nei mercati finanziari mondiali, perché appunto gli investitori iniziano a avere dei timori sul rallentamento dell'economia globale e anche su una riduzione del tasso di crescita del mercato cinese. I mercati si chiedono anche quando ci sarà l'aumento dei tassi di interesse sia in America che in UK. E infatti in questo periodo appunto i settori che hanno risentito maggiormente sono stati i settori dei beni delle materie prime, delle commodities. Per quanto riguarda il mercato europeo la situazione è leggermente differente. Noi non ci aspettiamo un aumento dei tassi di interesse nel breve medio periodo e quindi appunto ci sono più opportunità di investimento. Poi per quanto riguarda la politica monetaria è molto più accomodante e quindi appunto per chi effettua degli investimenti in maniera selettiva, queste occasioni in cui appunto vediamo dei mercati che perdono grosse percentuali sono delle occasioni di acquisto. Quindi chi ha del denaro può investire in maniera selettiva in Europa. Quindi noi siamo molto positivi sul mercato europeo. Ecco, scendendo nel dettaglio, qual è la vostra offerta, la vostra gamma per gli investitori e quale soluzione e strategia di investimento consigliate in questo momento? Sì, in Italia abbiamo da poco autorizzato 3 comparti per la clientela retail. Uno di questi, tra l'altro, è proprio un fondo europeo, lo Standard Life European Small Cap Fund. Infatti dal punto di vista gestionale abbiamo approfittato di questa fase negativa dei mercati per incrementare il peso di quei titoli che sono al momento in portafoglio e per inserirne di altri. Infatti dal punto di vista gestionale noi adottiamo un approccio che si chiama Focus on Change e cerchiamo di prendere delle visioni su settori, titoli che sono fuori dal consenso. Naturalmente poi adottiamo anche un approccio di selezione quantitativo che considera come punto di riferimento i fondamentali della società e cerca appunto di selezionare quei titoli che secondo noi sono i titoli che danno maggior valore aggiunto. Il fondo appunto che si chiama European Small Cap ha circa 10 anni di storia e da inizio anno guadagna circa il 29%, quindi avendo una sovra performance pari al 10% rispetto al benchmark di riferimento. Quindi per noi l'Europa rimane un mercato molto importante. Dal punto di vista del portafoglio abbiamo una forte esposizione sul mercato francese e tedesco, come settori ci piacciono gli industriali, i finanziari e in Italia non abbiamo fortissima esposizione, però abbiamo un titolo che è Marra, dove siamo appunto investiti, quindi risulta tra i top 10 nel portafoglio. Marra è una società attiva nel settore della distribuzione alimentare e quindi sta sfruttando in quest'ultima fase delle grosse sinergie che gli permettono di ottenere dei buoni prezzi sui prodotti, quindi pensiamo che il trend continuerà e quindi siamo fortemente convinti di questo titolo. Ecco, a proposito dell'Italia, siete da poco appunto nel nostro paese, quali sono i progetti, le novità, anche i nuovi lanci o i nuovi accordi di distribuzione che farete nei prossimi mesi? Sì, da qualche mese abbiamo siglato un accordo di distribuzione con una primaria società che si chiama Fineco, parte del gruppo bancario Unicredit, e abbiamo messo a disposizione della clientela il fondo European Small Cap, come dicevo, e anche 2 prodotti multi-asset Absolute Return. Il primo si chiama Standard Life Global Absolute Return Strategies e il secondo è lo Standard Life Absolute Return Government Bond Strategy. Si tratta di 2 prodotti Absolute Return, multi-asset. Tra l'altro Standard Life è stata una delle prime società che in tempi non sospetti ha iniziato a gestire questi prodotti che adesso vanno molto di moda, i prodotti multi-asset. Infatti il GARS, che è un prodotto bilanciato globale, è stato lanciato nel 2006. Sostanzialmente il fondo investe in 30-35 strategie con un orizzonte di 3 anni e come obiettivo ha di ottenere l'EONIA più 5% e negli ultimi appunto 10 anni ha sempre realizzato questo obiettivo. Tra l'altro il fondo
ha una volatilità pari a un terzo del mercato azionario. Quindi è un fondo che può andare bene in qualsiasi stagione e soprattutto nelle fasi anche di difficoltà dei mercati azionari, perché comunque dove si può perdere sulla componente azionaria si può guadagnare sulla componente bond, sulla parte valuta, sulla parte currency. Quindi è un prodotto che piace molto ai nostri clienti e ha una stabilità delle performance e un basso livello di rischio. Ecco, un'ultima domanda: c'è la possibilità adesso in Italia di quotare i fondi a Piazza Affari. Voi usufruirete di questa possibilità? Se sì, perché? Sì, non siamo autorizzati appunto a quotare, interessati a quotare i fondi in Piazza Affari, anche perché noi abbiamo dei progetti di lungo termine. Stiamo creando un team qui, abbiamo già due persone in Italia, abbiamo intenzione di crescere ulteriormente, di siglare degli accordi di distribuzione come abbiamo fatto con Fineco e di puntare molto sul servizio e supporto alla clientela, perché non puoi pensare di vendere un fondo se poi non spieghi, non fai del training, della formazione appunto alle reti e ai clienti. Quindi per noi è fondamentale il servizio ai clienti e non ritengo opportuno appunto quotare i fondi Piazza Affari, anche perché questo rappresenta una sorta di tentativo di acquisire quote di mercato, di farsi conoscere, che però secondo me non dà appunto, non porta a nessun risultato. Quindi preferiamo siglare accordi. Grazie ad Arcangelo Barletta di Standard Life. Grazie, buongiorno.